Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Domenica 13 marzo 2022, seconda di Quaresima. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Sicuramente ricorderete lo yacht a vela più grande del mondo, con i suoi 143 metri di lunghezza e 25 di larghezza, che lo scorso 23 settembre 2021 fece sosta nel porticciolo di Villanova. Apprendiamo che da ieri l'imbarcazione è sottoposta a provvedimento di congelamento amministrativo nel porto di Trieste a seguito di nuove sanzioni USA contro gli oligarchi russi per la guerra in Ucraina. Il sailing yacht, dal costo di 530 milioni di euro, appartiene al magnate russo Andrei Igorevich Melnichenko. Coronavirus 2.0 è il titolo dell'evento che si è tenuto ieri presso l'Hotel Monte Sarago, programmato dall'unità operativa di medicina interna dell'ospedale di Ostuni, diretta dalla dottoressa Emanuela Ciraci. Il contributo. A due anni dall'esplosione della pandemia da Covid-19, che ci ha visto attivamente coinvolti, in quanto io dirigo la unità operativa di medicina interna dell'ospedale di Ostuni e sono referente clinico del post-Covid di Mesagne, mi è sembrato doveroso poter organizzare un evento che in qualche modo potesse fare il punto della situazione di quello che in Asblindisi si è fatto. Infatti a questo evento stanno partecipando praticamente tutti i colleghi che nei diversi setting assistenziali si sono occupati nella gestione del Covid-19, quindi ci sono colleghi del territorio, colleghi del 118, colleghi delle due pneumologie e delle malattie infettive di Brindisi e colleghi della rianimazione. Inoltre questo momento può rappresentare, se vogliamo, un momento in cui, facendo il punto della situazione su quello che è stato, ci si può organizzare su quello che sarà, perché il Covid sta diventando una patologia sempre più a gestione domiciliare, che è diventata francamente endemica e che richiede quindi un'attiva gestione territoriale con un coinvolgimento appunto dei medici di medicina generale per la gestione precoce dei pazienti che sono ad elevato rischio di evoluzione negativa. Il bollettino di ieri registra 5.348 contagi in Puglia e 20 decessi, nonché 392 casi Covid nella nostra provincia. Mentre presso il nostro ospedale Covid sono ricoverati 7 pazienti in pneumologia e 14 in medicina interna. Progetto Sport nei parchi, linea di intervento 2, Urban Sport Activity e Weekend. Il comune di Ostuni, sottoscrivendo la convenzione con Sport e Salute, ha confermato la partecipazione al progetto e la concessione gratuita dell'area Campus. Le candidature delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 26 marzo. Per supporto nella compilazione della domanda, puglia@sportesalute.eu. Prossimi al matrimonio Valeria e Pasquale. Felicitazioni ai futuri sposi. Il noto locale ostunese Kidra Pub apre agli eventi live. Lo staff è lieto di ospitarvi nell'incantevole location del centro storico in via Pompeo Petrelli per degustare ottime birre e incontrare bella gente in un'atmosfera romantica. Ragazzi, buonasera, io sono il titolare del Kidra e mi fa piacere presentarvi che con il primo concerto di stasera è ad avvenire. Vi terremo aggiornati per tutto il mese di aprile, da ora in poi tutti live dei sabato sera e prossimamente anche mercoledì. È una bella cosa già vedere il centro storico che riapriamo tutti e vedere già i primi inglesi, i francesi, gli italiani che cominciano ad affluire il centro storico di Ostuni. Anche queste sono delle belle iniziative, speriamo che tutto questo finisca anche la guerra e che tutti siamo più felici e che ritorna il sereno ed affrontare una bella estate tutti felici e contenti nel centro storico di Ostuni. Partiamo al Kidra con i nuovi live dopo il post pandemia, siamo pronti per insomma augurarvi delle ottime e delle bellissime serate. Partiamo, siamo partiti già con gli Alternative Trio, un gruppo di Lecce che propone grunge music, rock music acustico. Che dirvi? Vi aspettiamo numerosi. Quest'oggi alle 11 su Radio Stuni e in radiovisione Stun e gli Stunis, programma rigorosamente in dialetto stunese con ospiti d'eccezione.
Sport, calcio, la SD Ostuni 1945 ospita presso lo stadio Nino La Veneziana l'Atletico Racale, calcio d'inizio ore 15. Pallavolo femminile, la Lightning Ostuni in trasferta contro la Volley Massafra perde per 3-1. Basket, la Cestistica Ostuni affronta il Trani al Pala Gentile, palla a 2 ore 18. Calcio a 5, il Futsal Ostuni pareggia 3-3 contro il Medania Sport al Pala Gentile. La Farmacia Santoro effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Ricordiamo che la Farmacia Santoro effettua anche la domenica l'esecuzione dei tamponi rapidi Covid-19. Meteo, l'alta pressione favorisce condizioni di tempo con cieli in prevalenza sereni, venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali, mare mosso. Citazione odierna, mi piace pensare che il meglio deve ancora avvenire. Serena domenica.